È terminato il tempo della Quaresima, che mai come quest'anno è stato penitenziale, davvero un attraversamento del deserto, un tempo vero e proprio di quarantena. Ma con la veglia pasquale inizia appunto il tempo della Pasqua. E se la Quaresima ci ha costretti in casa per 40 giorni, il tempo della Pasqua pian piano riaprirà le porte delle nostre case, così come si è aperta la porta del sepolcro e la pietra è rotolata via. Certo, ci sarà ancora da attendere di fare i passi al tempo giusto, al modo giusto, ma sicuramente la luce della Pasqua irradierà una luce nuova su tutta la nostra vita, sull'esperienza che stiamo vivendo. È finalmente Pasqua, fratelli e sorelle. Celebriamo questa Eucarestia nel primo giorno della settimana, nel primo giorno della creazione nuova, nel primo giorno di un mondo nuovo e di una Chiesa nuova, nel primo giorno in cui siamo chiamati a vivere da risorti. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Voi, che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sostenuti dalla speranza in Gesù risorto, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia.